Buonasera a tutti, stasera voglio parlarvi della Nikon D60 e voglio parlarvene nell'ambito di una sorta di ricerca che sto facendo, seguita poi dall'acquisto, di macchine fotografiche che costano poco ma sono buone. Questa qua, la Nikon D60, è una macchina prodotta intorno al 1998 e siamo verso la fine della produzione di macchine fotografiche analogiche, che però trovate in vendita a prezzi veramente veramente bassi. C'è questa solo corpo, io l'ho pagata su eBay, quindi non a un mercatino delle pulci, 15 euro solo corpo, praticamente pari al nuovo sostanzialmente, che poi queste macchine hanno avuto un altro vantaggio: non sono state usate tantissimo, fortunatamente. Se la prendete con lo zoom che davano in kit, e lo zoom era un 2880 35 e 56, non so di che qualità, forse la trovate a 30-35 euro. Quindi prezzi bassissimi per questa fotocamera. Il prezzo è basso, cioè veramente 15 euro per un corpo macchina Nikon, comunque è basso. Ma la qualità costruttiva della macchina è alta. Questa è la sorpresa della Nikon F60. E vediamo dove sta questa qualità costruttiva, i punti fondamentali che ho scoperto leggendo questo articolo. La prima cosa è il bocchettone porta-ottica, perché vedete, per risparmiare come al solito sui costi, molti produttori, fra cui anche Nikon e Canon, cominciarono, anche Minolta, cominciarono a fare i bocchettoni porta-ottiche di plastica e non di metallo. Ciò vuol dire che cambiando e mettendo, togliendo e mettendo gli obiettivi, alla fine il bocchettone si consuma, c'è poco da fare. Si tratta di tolleranze bassissime che deve avere l'obiettivo rispetto al piano della pellicola, con un uso intenso, beh, i problemi prima o poi escono fuori. Qua invece no. C'è un bellissimo bocchettone porta-ottiche, tutto fatto di metallo, e si vede estremamente robusto. Altra cosa, la macchina senza obiettivo pesa quasi mezzo chilo, è bella pesante, non è una macchina che la prendete tu e una piuma, non è una piuma, ha un bel peso. E come mai pesa tanto? Certamente non è solamente il bocchettone porta-ottiche, è anche lo chassis della macchina, il corpo della macchina, che non è di plastica ma in lega di zinco. E questo ne contribuisce alla solidità e al peso. Altra cosa riguarda la guida della pellicola, vedete che è di metallo pure questo. Quindi questa macchina, che si trova a un prezzo scusate, ma sta ancora con i postumi del raffreddore dell'influenza abbastanza ridicolo, in realtà è una macchina costruita veramente bene. Costruita veramente bene. Ora io guardo anche molto la chiusura del dorso, perché è un punto critico dove facevano quei risparmi proprio ingiustificati. Qui purtroppo è di plastica la chiusura del dorso, però invece di avere dei dentini, delle cose finissime e così via, perlomeno c'ha questa parte tutta in plastica, un blocco con due punte finali che sembrano dare una certa robustezza alla chiusura del dorso, che è una cosa che ormai mi sono abituato a verificare volta per volta, perché macchine che sembrano bellissime poi hanno una chiusura del dorso scadentissima, come la Nikon F401 o la Canon EOS 50 o 50E. Quindi, prima considerazione da fare: 15 euro per una macchina robustissima, veramente robusta questa macchina, una bella costruzione Nikon. È anche bella esteticamente, perché esteticamente questa macchina certamente non è brutta. Guardate la finezza di questo incavo per l'indice, che migliora la tenuta della macchina fotografica con la mano destra. Quindi, primo esame per quanto riguarda la robustezza della macchina fotografica, niente da dire, niente da dire. Ma le cose non finiscono qua. Perché questa non è solamente una macchina robusta, ma anche una macchina che ha molte qualità interessanti. Tempi di scatto da 30 secondi fino a un 2 millesimo di secondo. Esposizione Matrix.
Matrix cosiddetto 3D con gli obiettivi Nikon, e comunque questo non è un Nikon, ma è un Sigma D. Il 3D rispetto a un normale multizona sostanzialmente vuol dire che dovrebbe dare maggiormente l'esposizione nel punto di messa a fuoco. E vabbè, però se non c'è un autofocus dell'ottica Nikon 1D, comunque funziona con multizona. Poi però funziona anche in esposizione media con prevalenza centrale quando attivate il blocco dell'esposizione che sta qua dietro e anche quando operate in manuale. Buono, indubbiamente. Io avrei preferito magari di poter scegliere anche l'esposizione media con prevalenza centrale in tutti gli altri casi. Però è anche vero che comunque è buono. Era una macchina che era relativamente economica all'epoca, parliamo di circa 900.000 lire con lo zoom. Quindi già questa è una cosa positiva. La macchina comunque c'ha il multizona, c'ha il matrix. Ma in casi particolari si può usare o la prevalenza media centrale quando si preme il blocco dell'esposizione, oppure in manuale funziona con la prevalenza media centrale. Un'altra cosa, la macchina è di una facilità d'uso incredibile, veramente una facilità d'uso incredibile. Perché vedete qua si regola tutte le impostazioni, c'è questa parte verde auto che corrisponde sostanzialmente al rettangolino verde dove la macchina fa tutto lei, non c'è alcun modo di intervenire. Ma poi c'è il program dove si possono variare le coppie, tempi, diaframmi, priorità di tempi, priorità di diaframmi, manuale. E poi abbiamo i soliti programmini, sport, macro e così via, sono cose che non servono a niente, ma comunque ci stanno. Faccio notare che quando si mette il programma sport, la macchina fotografica imposta la cadenza massima di velocità di scatto, che è un fotogramma al secondo. Non sarà il massimo, ma comunque c'è anche questa cosa qua. Quindi la macchina ha tutte le possibilità operative di esposizione. Non c'ha lo spot, siamo d'accordo, ma c'ha program, priorità dei tempi, priorità dei diaframmi, manuale, c'ha veramente tutto. E la cosa ancora migliore è che funziona in maniera assolutamente semplice. Quando mettete il program, vi indica i tempi e i diaframmi di scatto. E poi, attraverso la rotellina classica che sta qua dietro, si vanno a variare i tempi, nel caso la priorità dei tempi, i diaframmi con la priorità dei diaframmi. In manuale, invece, hanno fatto una pensata. Le rotelline, in realtà, dovevano essere due. Quando si opera in manuale, una per i tempi e una per i diaframmi, ma loro hanno fatto la pensata di questo pulsantino che sta qua. Aspettate che è vicino. Questo qua. Quando premete questo, regolate il diaframma. Quando togliete la premitura del pulsante, con la rotellina regolate i tempi. Quindi la macchina hanno aggiunto questo pulsantino per premere questo e regolare i diaframmi in manuale. Togliete il dito e così regolate i tempi. Ben fatto, direi. Se c'è, hanno trovato una soluzione molto semplice per permettere effettivamente di usare la macchina in manuale. Perché molte macchine si dichiarano che molte macchine elettroniche dichiarano che possono essere usate in manuale, ma poi è talmente complicato e scomodo usarle in manuale che uno ci rinuncia sempre. Altra cosa veramente che mi ha colpito è l'autofocus. L'autofocus, ovviamente disinseribile spostando questa levetta, permette la messa a fuoco. Beh, la messa a fuoco ma quale? Continua o fissa? Quella continua è più idonea per i soggetti in movimento, quella fissa per i soggetti fissi. Però non trovate una regolazione fra autofocus continuo e autofocus fisso. Perché? Perché sostanzialmente è la stessa macchina fotografica che riconosce se il soggetto è in movimento o sta fermo. E in base a questo automaticamente imposta la messa a fuoco fissa o continua. Beh, non è male, direi, no? Che la scelta la fa direttamente la macchina fotografica. C'ha l'autoscatto che si usa premendo questo pulsante qua. E poi la macchina sostanzialmente provvederà all'autoscatto.
però qua ovviamente non riesce a mettere a fuoco perché lo spazio è poco. La cosa interessante è che si accende questo illuminatore che serve anche per la messa a fuoco, che è un faro. Guardate qua, è proprio un faro. Questo è di sera, al posto dello smartphone, potete accendere questo e vi farà una bellissima luce. Quindi c'è questo faro, questo illuminatore che è estremamente potente. E anche questa è una cosa buona. Altra cosa importante da dire, non ci crederete, ma questa macchina c'ha la posa T. Ha la posa T. Incredibile. Non avendo la posa B, permette di avere la posa T. Cioè voi premete il pulsante e l'obiettivo, cioè l'otturatore, rimane aperto fino a quando non ripremete un'altra volta il pulsante. Però qua questi della Nikon hanno fatto una finezza non da poco, davvero non da poco. Ora io ho messo la macchina in manuale e imposto la posa T, cioè devo andare oltre i 30 secondi. Vedete? Così sono 15, 20, 30, ecco qua. Così ho impostato la prova T, la posa T. Ora guardate che succede quando imposto la posa T. Guardate bene lo specchio. Lo faccio di nuovo per chi non ha capito ancora il senso di questa raffinatezza Nikon. Per chi non l'ha capito, quando usate la macchina con la posa T, si alza prima lo specchio e poi si apre l'otturatura. Questo perché? Per evitare vibrazioni. Quindi è vero che questa non c'ha la posa B. Ma avendo la posa T con questo sistema, il rischio delle vibrazioni è veramente basso. Notevole, devo dire la verità, notevole questa cosa. E quindi è sicuramente un altro punto a favore. Ovviamente la macchina c'ha il flash TTL, numero guida 15. È un flash che fa il suo dovere, sincronizza anche sui tempi lenti. Anche questa sicuramente è una cosa buona. Togliamo, mettiamola in program. Ecco qua. Se ci sei il faro, sto faro mi fa morire. Ma insomma, altra cosa importante che sta anche sulla Nikon F80, però. C'ha la correzione diottrica dell'oculare. Così qui, come me, ha bisogno degli occhiali della lentina, qua la lentina non sarà necessaria. Ovviamente si possono montare i flash dedicati per la Nikon. Vediamo un po' che ci dice la scheda tecnica di fotografare. Lettura F da meno 1 e V a più 19, quindi mette a fuoco anche al buio. Esposizione, lettura TTL a tutta apertura, 3D matrix con gli obiettivi AFD a 6 segmenti per gli obiettivi AF non D, oppure media a prevalenza centrale quando funzioni in automatismo. Impostazione automatica della pellicola DX da 25 a 5000 ISO. E qua fa capire, a quanto ho capito, non è possibile cambiare il codice DX. È anche vero però che la macchina ha il correttore di esposizione, quindi volendo si può intervenire in questo modo qua. E infatti compensazione dell'esposizione da più o meno a 3V con intervalli di mezzo diaframma, tempi di scatto da 30 secondi a un 2000esimo di secondo, tempo di sincronizzazione un 125esimo di secondo. Presa per lo scatto flessibile, qua non c'è la presa. Insomma, 15 euro e non si vede una cosa del genere. Ovviamente su questa macchina qua potete solamente usare gli obiettivi Nikon autofocus oppure quelli non autofocus che però hanno il chip per trasmettere le informazioni alla macchina fotografica. Con quelli manuali la macchina vi funziona sostanzialmente come una macchina senza esposimetro. Con questi qua, con quelli autofocus, che però non li mettete in automatismo,
La conseguenza sarà che la macchina in realtà non funziona proprio, perché si accenderà sul display della macchina fotografica l'indicazione sostanzialmente che la macchina non è in grado di funzionare. Bene, penso di avervi detto tutto quello che c'è di importante da sapere sulla Nikon F60, che veramente è una buona macchina fotografica dal costo accessibilissimo, quindi consigliata, sicuramente una macchina consigliata. Per chiudere voglio darvi una notizia: mi è arrivata la macchina fotografica dalla Cina, AliExpress. Eccola qua, bella, eh? Devo dire la verità, è bella, è una bella macchina fotografica, la DF2. In realtà, attacco Minolta, in realtà doveva essere la DF1, mi hanno mandato la DF2, ma l'espositore non funziona. Vabbè, poi ne parlerò più approfonditamente dell'acquisto su AliExpress. Ci tenevo però a farvela vedere la DF2. Per adesso sono in trattative col venditore, il signor Cartalaparati, per avere una riduzione sul prezzo. Poi magari più in là farò un video se conviene veramente comprare su AliExpress. E con questa notizia e con questa bella Sigul DF2 ETM vi ringrazio per l'attenzione e vi saluto.